E vediamo un po' in questo video, vediamo un po' se il narcisista si innamora, vediamo un po' se il narcisista si innamora, se è possibile per il narcisista innamorarsi, si può innamorare o non si può innamorare? Questo ai posteri, l'ardua sentenza, ai posteri, l'ardua sentenza. Vediamo, salutiamo anche Manuel. È molto importante perché ci sono delle persone che nutrono sempre la speranza che il narcisista si possa innamorare. Ci sono persone che, giustamente, per carità, nutrono sempre la speranza che il narcisista si possa coinvolgere. Hanno sempre questa speranza. In realtà non è che dobbiamo abbattere la speranza più di tanto, ovviamente, però dobbiamo tenere presente che ci sono dei parametri che dobbiamo prendere in considerazione se non vogliamo soffrire nelle relazioni sentimentali affettive, se non vogliamo soffrire in amore. Quindi la domanda è: ma il narcisista si innamora o non si innamora? E se si innamora, in che modo si innamora? Perché anche questo è un altro punto fondamentale. Salutiamo il narcisista o la narcisista, ovviamente. Allora, se vogliamo una risposta breve alla domanda il narcisista si può innamorare, se vogliamo dare una risposta breve, la risposta è no. Il narcisista non si innamora. Il narcisista è una persona che non si innamora, perché l'innamoramento implica, come possiamo dire, l'innamoramento implica empatia, compassione, condivisione, accettazione dell'altro. Il narcisista invece è una persona egocentrica, egoista, priva praticamente di empatia. Per il narcisista l'amore è un oggetto da soddisfare, diciamo, da usare per soddisfare i propri bisogni fondamentalmente. Quindi nelle prime fasi di una relazione il narcisista può mostrarsi molto attento, può mostrarsi premuroso. Salutiamo anche la nostra Roxy Rosa. Può dimostrarsi, diciamo, affettuoso, però non è motivato dall'amore, diciamo, ma dal desiderio, se vogliamo, di conquistare, dal desiderio di controllare l'altra persona. Quindi, una volta ottenuto ciò che vuole, il narcisista perde interesse per l'altra persona e inizia fondamentalmente a manifestare le sue vere caratteristiche. Inizia a manifestare egoismo, mancanza di rispetto, e questo, salutiamo anche Sissi, devi tenerlo presente perché è un fatto fondamentale. Se tu speri che il narcisista possa innamorarsi, sei campato in aria. Vediamo di capire.